Queste immagini sono state girate ieri sera poco dopo le 18. Come vedete, a controllare il rispetto del DPCM da parte dei bari c'erano pattugli della polizia locale in tutto il centro storico. Oggi siamo tornati in piazza di giorno, sentiamo cosa ci dicono i titolari dei bar, quali sono gli effetti del nuovo DPCM per loro. Stiamo lavorando per fare una protesta civile. Domani so che ce n'è una a Pesaro indetta dalla Confcommercio. Adesso io personalmente non so se riesco a partecipare, però io sono vicino ai miei colleghi e amici. Noi siamo molto arrabbiati perché loro praticamente non ci hanno fatto chiudere direttamente, ci hanno dato la contentino, dicono non vi facciamo chiudere, vi facciamo lavorare, però questo non è lavorare. Noi teniamo solo sulle serrande, passiamo del tempo qua senza incassare niente, questo non è lavorare. Ci fa tenere aperto perché dicono siete aperti, continuate a pagare quello che dovete pagare. Secondo me la chiusura si poteva fare benissimo anche più tardi, anche alle 22 o alle 23, perché poi voglio dire non c'è tutto questo assembramento di gente, tolto il weekend. È un decreto che mette in ginocchio diverse attività. Oggi si sono accorti che i tram sono sovrappopolati, i treni sono sovrappopolati, tutto quanto la scuola è messa come messa, ma abbiamo trovato che la colpa è solo dei ristoranti e dei bar.